Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. La incontrerai a metà di una lunga rampa di scale, al chiuso o all'aperto, mentre salirai. Avrà il corpo minuto di una quindicenne, ma vestita in modi assurdamente solenni per la sua età. Scenderà verso di te, camminando all'indietro sui tacchi alti, con una rapidità innaturale. Non tentare di scappare, lei non lo sopporta. La paura altrui non le suscita alcuna empatia, anzi, la fa infuriare. Valle incontro piuttosto. Lei ti ha scelto e tu devi stare al suo gioco. Fermati a mezzo metro di distanza dalla sua nuca. Non tentare di guardarla in faccia, per lei è assolutamente irrispettoso. Allunga la mano sinistra, la destra se sei mancino verso di lei. Ha un regalo per te. Stringi il pugno e sbotta. Che cazzo vuoi da me? Non ho niente da darti. Lei, portando il braccio all'indietro, allungherà a propria volta l'esile mano verso di te e afferrerà la tua. Non mostrare stupore, al contrario con la consistenza di pergamena della sua pelle. Con l'altra mano ti spingerà a forza nel pugno un oggetto di un qualche valore, delle banconote, un gioiello, una statua di giada o d'avorio. Potrai fare quello che vorrai del dono della contraria, una volta che lei sarà sparita. Ma non sognarti di rifiutarlo sul momento. In questo lei è molto convenzionale. Non devi nemmeno aprire il pugno per dare un'occhiata finché lei è con te. A questo punto devi ringraziarla. Colpiscila al centro della schiena con la mano che stringe il suo dono, con tutta la forza possibile. Niente paura, lei non si sposterà di un millimetro. E il tuo pugno potrà solo rimbalzare contro la mostruosa elasticità di quella superficie. Inoltre urla, sparisci, hai già avuto abbastanza. Senza esitare, ritorna sui tuoi passi, scendendo. Tornato in fondo alla rampa, potrai finalmente girarti. Lei sarà sicuramente sparita. Potrai riprendere il tuo cammino senza paura o speranza di incontrarla nuovamente. Segui scrupolosamente tutte le istruzioni e l'incontro non comporterà alcuna conseguenza. Ma se tenterai di scappare, o di guardarla in viso, o di rifiutare il suo dono, se mostrerai stupore per l'aspetto o il comportamento della contraria, o sarai in qualche modo gentile con lei, o se mentre scendi ti girerai verso di lei, ci saranno delle conseguenze. Cioè, quale che sia la distanza che vi separa, prima che tu possa rendertene conto, la sua graziosa, durissima manina, priva di ossa, si sarà infilata nella tua bocca, e poi nel tuo esofago. E più giù, per portare alla luce tutto quello che è di nascosto nel tuo corpo, svuotandoti e disossandoti con estrema cura, per poi rovesciare come un guanto la tua povera carne ormai uniforme. Infine, raccoglierà tutto quello scempio e lo scaglierà in cima alla rampa.